aprire un dialogo costruttivo con tutti, anche con coloro che sono lontani da ogni sentimento religioso. Questa l'esortazione di Papa Francesco ai vescovi della Repubblica Ceca ricevuti in visita ad Limina. Dopo il saluto del cardinale Dominik Duka, arcivescovo di Praga e presidente della Conferenza Episcopale Ceca, il pontefice ha consegnato il suo discorso, nel quale ha sottolineato come, per affrontare le sfide contemporanee e le nuove urgenze pastorali, dal secolarismo al relativismo fino ai più deboli e più poveri di speranza, sia necessaria una sinergia tra il clero, i religiosi e i fedeli laici. Il cardinale Duka. La Repubblica Ceca è realmente un centro di grande cambio. Sono molti turisti e non solamente uomini, ma anche idee. In questo momento per la Chiesa è nuova situazione e grande lavoro con dialogo a livello della cultura, della filosofia, della teologia. È realmente la necessità di parlare, un dialogo con la società. Il Papa ha pure ricordato il lungo periodo in cui la Chiesa locale è stata oppressa da regimi fondati su ideologie contrarie alla dignità e alla libertà umana. Dopo la caduta della dittatura comunista per la Chiesa romano-cattolica, la Repubblica Ceca, la Cecoslovacchia in primo momento, comincia una nuova via e una ricostruzione a pieno. Perché la Chiesa realmente soffre sulla dittatura, perché vescovi sono a prigione, la grande parte dei diocesi senza vescovi non esistono, monasteri, non esistono scuole cattoliche e non esiste una organizzazione caritativa. Oggi, fiore all'occhiello della Chiesa ceca, sono le circa 100 scuole cattoliche del paese e la Caritas impegnata con progetti non solo nazionali ma anche internazionali. La sfida ora è la famiglia, anche in vista del prossimo sinodo dei vescovi. Il problema è più importante, è realmente una restaura e rinnovazione della famiglia, perché è per manifesto comunista e non esiste una famiglia. Famiglia è una, come si dice, sfida della bourgeoisia, del capitalismo, eccetera. Per noi è interessante che la maggioranza a gioventù ha un grande sonno della famiglia naturale e famiglia permanente.